per la categoria 65 kg. All'angolo blu per la Pro Fighting di Prato, Cosimo Frattoni! Cosimo Frattoni! Siamo arrivati al primo e credo ultimo match di Muay Thai della serata. E all'angolo rosso, una giovane promessa bolognese, dalla sempre avanti Bologna, salutiamo Manuel De Luca! Allora, il match si svolgerà al limite di 75 kg, ricordo stile Muay Thai, 3 round a 3 minuti, le tecniche concesse in questa disciplina, per chi non lo sapesse, sono pugni, calci, ginocchiate. Si può spazzare, quindi proiettare l'avversario, e si può far uso dei gomiti. Come ha appena annunciato lo speaker, i due atleti prima di iniziare il combattimento effettueranno la Ramuai, la danza propiziatoria pre-match. La Ramuai, oltre a essere una caratteristica distintiva dei match di Muay Thai, ha anche una funzione sia propiziatoria per l'atleta che pratica questa disciplina, ma anche un valore pratico, che è quello di, dal punto di vista psicologico, di concentrarsi. Ma poi, come vedremo, in questo momento stiamo osservando, vengono praticati dei movimenti che non sono altro che stretching, movimenti atti ad allungare la muscolatura e quindi a preparare il corpo al combattimento. L'atleta che sta eseguendo in questo momento la Ramuai, Manuel De Luca, lo conosco, l'ho visto diverse volte, è un atleta molto forte, molto, molto carico, molto carico. Quando lo sport abbraccia la spiritualità, spettacolo in ogni può nascere solo della meraviglia. Bene, siamo quasi pronti. Tre round a tre minuti. Fuoco alle polveri! Round partito.
un primo scambio interlocutorio, diciamo così, di gambe. Manuel De Luca è partito subito col tentativo di una gomitata interna ascendente. Lo stile Muay Thai si differenzia dalla K1 per l'utilizzo anche di gomitate e altri colpi di ginocchio, insomma. Ottimo lo kick di De Luca e risposta di mani di Frattori, che esce dall'angolo. Buono lo kick. Diciamo che rispetto al K1 la Muay Thai ha un ritmo totalmente diverso, i colpi vengono tirati non, in combinazioni non troppo lunghe, ma portati sempre alla massima potenza. De Luca sta cercando di spingere l'avversario sempre più vicino alle corde. De Luca prova a partire con il gomito sinistro e adesso un gomito destro discendente che non è andato a bersaglio. Buoni low kick sulla gamba avanzata di Frattori da parte di De Luca. Frattori purtroppo non, fine primo round, non accenna neanche a parare, infatti è evidente già l'ematoma sulla gamba avanzata, quindi sulla gamba sinistra dell'atleta. Per quanto visto fino adesso, la ripresa mi è sembrata abbastanza equilibrata. Se dovessi dare una preferenza di colpi andati a segno, sicuramente per De Luca Miss Victim, ne ha portati Vanessa di più. Al cartello. Partito il secondo round. Beh, la strategia di De Luca è evidente, andare a distruggere letteralmente la gamba avanzata dell'avversario. Quella che abbiamo appena visto è quella che viene definita clinch. E l'arbitro ha separato i due atleti solo nel momento in cui non c'era attività, quindi non, nessuno dei due portava a segno o provava a portare a segno ginocchiate. Ottimo interno coscio di De Luca, che oltre ad aver lavorato esternamente la gamba avanzata sta cercando di lavorarla anche internamente. Frattori sta accettando di subire certi colpi, cercando di incrociare l'avversario con le mani o con la kick sinistro. Però da come adesso sta muovendo la gamba avanzata, direi che molti low kick che sono andati a segno hanno iniziato a produrre i propri frutti. Beh,
bella high kick e tentativo di spazzata da parte di De Luca. Ottimo sweep, lo sweep è lo sbilanciamento, quindi lo sgambetto tipico della Muay Thai. Buona azione di mano di Frattori. Diciamo che il lavoro di De Luca alle gambe può sembrare poco spettacolare, ma vi assicuro che a lungo andare porterà i suoi frutti e sono veramente molto molto dolorosi, soprattutto se non vengono parati. Secondo round. Finisce la seconda ripresa e direi che secondo il mio personalissimo cartellino De Luca è avanti nei punti rispetto a Frattori. In questa ripresa secondo me anche più in modo più importante. Se la prima inizialmente era abbastanza equilibrata, questa decisamente la darei a De Luca, l'atleta bolognese. Terza e ultima ripresa. Fight! Tentativo di high kick di Frattori che non è andato a segno. E mentre De Luca continua la sua azione di demolizione della gamba avanzata dell'avversario. Iniziano ad entrare le gomitate. E il ritmo decisamente aumentato. Due atleti adesso daranno tutto. Bellissima combinazione montante al fegato e low kick da parte di De Luca. Low kick è stato poi successivamente doppiato e poi De Luca ha concluso questa azione con una bellissima spazzata, con un bellissimo sbilanciamento. Spettacolare tentativo di gomitata rovesciata da parte di De Luca, che purtroppo per lui non è andata a segno, ma ha fatto impazzire l'angolo.
10 secondi. Anche Frattori ha provato a portare la stessa tecnica, cioè il gomito rovesciato, ma ha appena subito allo scadere della terza ripresa ha subito una doppia gomitata che l'ha portato a ferire il volto dell'avversario all'altezza dell'arcata sopraccigliare destra. Due gomitate fulmine allo scadere della terza ripresa. Match bellissimo. Vince ai punti all'angolo rosso Manuel De Luca per la sempre avanti in Bologna. E come era facilmente immaginabile, vince Manuel De Luca della Pro Fighting Bologna del maestro Mario Zanotti.